Buongiorno a tutti. Oggi vediamo questo libro qua. Treni strettamente sorvegliati di Bumil Rabal. Questo libro è tanto bello quanto difficile da recensire e quindi mi troverò un po' in difficoltà. Allora, innanzitutto Bumil Rabal è uno degli autori, secondo me, uno dei più grandi autori cechi del contemporaneo. È morto, suicida, vari anni fa, però adesso è un po' dimenticato. Insomma, tempo fa era più considerato. Questo libro è stato scritto nel 1965 ed è uscito in Italia negli anni 80, nell'82 è uscito in Italia, in un periodo nel quale si è un po' riscoperto Bumil Rabal. Con questo libro e con il libro che avevo precedentemente recensito e con quelli che poi rileggerò, voglio un po' utilizzare questo strumento, quello dei video su YouTube, per ristudiare, per capire meglio questo autore. Fra l'altro ho ripreso in mano questo Meridiani curato da Corbuas su Rabal, sono 1600 rotte pagine, dove un po' ci sono molti testi, molti li ho letti nei libri quando sono usciti in originale, molti invece li rileggerò e molti li leggerò per la prima volta, quindi diciamo è uno studio anche per me. Treni strettamente sorvegliati. Siamo nel 1945 in una stazione della Boemia. Il protagonista Milos è un aspirante ferroviere. In questa stazione nell'inverno del 45, la Cecoslovacchia, la Boemia è ancora occupata dalle truppe germaniche, che però stanno per perdere la guerra. In questa stazione, dicevano, passano treni merci, treni passeggeri e treni, eccoli qua, strettamente sorvegliati, che sono treni militari, che trasportano truppe verso il fronte, che trasportano feriti verso la Germania, che trasportano armi nelle varie direzioni. Sono strettamente sorvegliati e hanno la precedenza assoluta su tutti gli altri tipi di treni. L'avventura di questo romanzo, di questo protagonista, appunto, avvengono tutti all'interno di questa stazione. Sono avventure di carattere amoroso, sono avventure di carattere poetico, sono avventure anche collegate tragicamente alla guerra, e il nostro protagonista si barcamena qua dentro come? Attraverso un alternarsi di momenti di gioia, di momenti di dolore, di momenti di morte, di momenti di amore, e sempre con questo tono leggero della scrittura di Rabal. Scrittura che è difficile definire. Dice Cordo a un certo punto che trovare una struttura, come dire, i generi letterari per Rabal non ci sono, non funzionano. Neppure volendo vederli variati, modificati alla Rabal, no? Questo qua viene definito abbastanza un racconto lungo, quindi vedete, già è molto poco chiaro che cos'è, e anche quelli che studiano, molto più esperti di me ovviamente, gli esperti hanno difficoltà nel definire questi libri. Questo tono a volte picaresco è caratterizzato spesso da una cosiddetta sintassi collassata, quindi veramente si perde. Io consiglio comunque, se per chi legge questi libri, di leggere il libro, poi eventualmente andare a vedere le prefazioni, le postfazioni, perché forse per la difficoltà di definizione sono spesso incomprensibili, almeno per me, colpa mia naturalmente, che non le comprendo. Quindi Rabal ha raccontato questa storia, che sì, una storia che c'è una piccola, come dire, trama che non è poi così forte, no? Essendo questo un quasi abbastanza racconto lungo. Sono presenti alcuni temi, uno è l'erotismo, che però secondo me è stato pompato, è stato preso troppo in considerazione, considerando appunto il film che è stato tratto da questo libro. Qui io non parlerei proprio di erotismo come lo intendiamo noi, forse nel film con le immagini emerge maggiormente questo aspetto. Non direi
che questo aspetto emerge così, in maniera così decisa nel libro. C'è della poesia, ci sono delle invenzioni poetiche. Una, quella che, su cui hanno poi scritto in molti, è quella del nostro, uno dei ferrovieri di questa stazione, ha una tresca con una bella ragazza, e con questa bella ragazza lui gli stampa dei timbri, timbri presenti in stazione, nel sedere della ragazza, nei glutei di questa ragazza. Questo è, diciamo, il massimo dell'erotismo. I vari personaggi sono disegnati in modo molto interessante, e sembra un po' il soldato Sveik, delle volte, no? Perché lo stesso Rabba dice anche lui di avere una qualche discendenza da Kafka, ma soprattutto in questo caso da Jaroslav Hašek, che ha scritto appunto il soldato Sveik, e quindi questo modo un po' particolare, insomma, apparentemente ingenuo, apparentemente così sofisticato. Questo libro qua, questa edizione qua, però, c'ha anche dei disegni di un autore che non ho mai sentito nominare prima, che non conosco, che cercano in alcune volte di, in modo molto poetico, di, ve ne faccio vedere uno, di raccontare quello che con una figura, quello che Rabba la racconta con le parole. Ecco, diciamo che è un bel testo che, secondo me, si legge molto 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 con più facilità di quanto io adesso stia facendo per recensirlo. Lo consiglio. Se non riuscite a trovare questa edizione, non so se c'è ancora, potreste comprarvi, anche se ovviamente i costi sono molto elevati, potreste comprarvi i Meridiani, che adesso non ricordo quanto costano, ma insomma costicchiano abbastanza. Ecco, io prometto, è più che una promessa, per cui potrebbe essere una minaccia, che continuerò a rileggermi tutti i libri di Rabal che ho a casa, di Rabal che ho a casa, e magari, anzi senza magari, ne leggerò molti che non ho mai letto, tratti da questo romanzo. E così mi piacerebbe utilizzare questo strumento per studiare Rabal, come non ho fatto a suo tempo. Buona lettura.